Andrea e Giulia a cena con Ignazio e Cecilia, uscita 4. Il reality show del Grande Fratello VIP è ormai terminato e tornare alla vita di tutti i giorni è dura, alcuni concorrenti rimediano con il sushi. Il Grande Fratello VIP è ormai giunto al termine e il vincitore inaspettato è stato il conduttore Daniele Bossari. La permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia ha lasciato un segno in tutti i concorrenti e VIP. Molti hanno dichiarato e manifestato la loro paura dinanzi alla routine che li attendeva una volta usciti dal reality. A passarsela piuttosto bene sono Ignazio Moser e la showgirl Cecilia, i quali sono felici di viversi senza avere le telecamere puntate su di loro H24. Ignazio sul suo profilo social ha pubblicato un video in cui riprende Cecilia, Giulia De Lellis e il fidanzato Andrea D'Amante. La loro riunione era allietata da una cena a base di sushi e dalla compagnia di Giulia, la quale era tra le finaliste, per cui uscita dal reality solo da diverse ore. Finalmente di nuovo insieme. L'atmosfera durante la cena è sicuramente serena e di felicità per essersi ritrovati dopo tanto tempo. Ignazio, dopo aver ripreso l'Argentina, mostra i loro ospiti d'eccezione. Andrea afferma, ragazzi è ufficiale, è tornata la De Lellis. D'Amante mentre pronuncia tale frase mostra il sushi, come per riconoscere che la decisione della cena sia stata presa per accontentare la De Lellis. Durante la permanenza all'interno del Grande Fratello sicuramente sono nate delle amicizie che continueranno anche fuori. I concorrenti attraverso i loro social lo stanno dimostrando, per cui i sentimenti e i legami nati in quel contesto sicuramente non erano frutto di strategia e privi di fondamento. Giulia e Andrea più uniti che mai. La coppia Andrea e Giulia è super affiatata e dopo circa 90 giorni di distanza non perde occasione per stare insieme. Entrambi hanno già ripreso il loro ritmo quotidiano, tra treni, storie sui social, foto con i fan, e lavoro. Stesso discorso vale anche per l'altra coppia del video, ossia Ignazio e Cecilia, i quali hanno anche ufficializzato la loro relazione con le presentazioni alle rispettive famiglie.